Buongiorno, in questo video cercheremo di analizzare un moto circolare a partire dai dati raccolti col software Tracker. Obiettivo del nostro lavoro sarà determinare l'equazione del moto, ossia un'espressione in cui x o y, quindi le coordinate cartesiane, sono espresse in funzione del tempo. Utilizzeremo per questa analisi in particolare un'analisi svolta sul video di un moto circolare di un trenino che si muove su una rotaia. Ricordiamo che per poter analizzare i dati abbiamo dovuto fissare un sistema di riferimento con un'origine, in particolare questo punto, un asse delle ascisse, questo, e un asse delle ordinate disposto ortogonalmente, in particolare questo. Abbiamo anche inserito nel software un'asta metrica, prendendo in particolare la distanza di due mattonelle pari a 0,60 metri. Allora, questi sono i dati che sono stati raccolti, già analizzati in parte da Tracker. Abbiamo il grafico X della ascissa il tempo e qua sotto, estremamente importante, abbiamo la tabella con i dati. Poi ci saranno utili per ricavare dei dati corretti per l'analisi. Se osserviamo invece il grafico delle ordinate, vediamo che abbiamo un grafico estremamente simile. L'unica differenza tra questi due grafici è che sono traslati uno rispetto all'altro verso destra o verso sinistra, a seconda di quello che si vuole prendere come grafico più importante. Per il resto le caratteristiche del moto sono praticamente identiche. Allora, qua ci si pone già una prima scelta, perché dovremmo decidere quale tipo di funzione utilizzare. Per questo dobbiamo fare un piccolo richiamo alle funzioni circolari. Allora, qui troviamo il grafico delle due funzioni fondamentali, che sono y uguale seno di x e y uguale coseno di x, che come avrete notato corrispondono all'incirca ai due grafici prima osservati. Qual è la differenza? La differenza è che la funzione seno parte dall'origine, mentre la funzione coseno parte dal punto di massimo. Dopodiché la funzione seno nella sua parte iniziale è crescente, mentre la funzione coseno nella sua parte iniziale è decrescente. A partire da queste due funzioni possiamo ricostruire qualsiasi altra funzione dello stesso tipo. Per esempio, supponiamo di avere un grafico fatto in questo modo, si tratterà di una funzione seno perché parte dall'origine, ma essendo inizialmente decrescente potremo utilizzare una funzione del tipo y uguale meno seno di x. Se invece avessimo una funzione di questo tipo che parte invece che dal punto di massimo, dal punto di minimo, si tratterà di un coseno ma ribaltato, quindi utilizzeremo la funzione y uguale meno cos x, una funzione di questo tipo.